Salutiamo il capitano, le sue 300 presenze collezionate in 11 stagioni non consecutive in biancoverde, un traguardo speciale che è stato celebrato nel pre-gara con una targa che magari appunto possiamo vedere anche accanto a te assieme ai due trofei appunto che testimoniano anche i titoli che hai conseguito con questa maglia. Qui con noi c'è Giacomo Rossi, una appunto pre-gara caratterizzata dalla consegna di questa targa, poi una partita importantissima vinta dai biancoverdi per 1-0 contro il Samminiato Basso e addirittura il tuo gol decisivo per questi tre punti fondamentali. Comincerei dal pre, le sensazioni su queste 300 candeline spente in biancoverde. Diciamo che oggi è stata un po' una giornata perfetta, perché insomma, a partire dalla targa, che ringrazio la società perché ha fatto veramente piacere, un po' ci speravo, però è stata veramente una bella sorpresa. E niente, 300 presenze nei dilettanti sono veramente tante, e diciamo che sono stati campionati importanti, un po' alcuni dove si è lottato per vincere, dove abbiamo vinto, altri dove abbiamo sofferto, dove siamo anche retrocessi, però sono tutti campionati che mi sono rimasti addosso, che mi hanno lasciato delle emozioni importanti, che ho condiviso con il mister, con i miei compagni e con degli amici. E oggi è stata una partita importante perché, come ha detto il mister, venivamo innanzitutto da una sconfitta, da una prestazione poco piacevole, e affrontavamo una squadra tosta, una squadra che da metà girone d'andata in poi aveva fatto tanti punti, si era rinforzata, una grande squadra che magari non ha un gioco così, non ha un grande fraseggio come abbiamo noi, però è una squadra che bada al sodo, che ha delle grosse individualità. La partita è stata maschia, poi l'espulsione ci ha un po' visto un po' in difficoltà e lì è venuto fuori un po' il carattere, un po' il gruppo nostro, e è stata una grande vittoria oggi, sì, una bella partita. Ci avete creduto appunto, nonostante l'inferiorità numerica avete continuato a spingere, il segnale che la squadra era veramente determinata a conseguire questo risultato. Poi è arrivata l'azione del gol, una liberazione per te, lo avevi cercato anche in circostanze precedenti, sembrava non dovesse arrivare, poi di fatto insomma questo assist meraviglioso, una palla diciamo impossibile da non trasformare in gol, è un'autentica liberazione. Sì, diciamo che se sbagliavo quel gol me lo sognavo per un paio di notti, perché era veramente facile. È stato bravo Bani, che è entrato veramente bene, è un bimbo d'oro come carattere, come persona, e è un bimbo dove, con cui si può lavorare bene, avrà un futuro, forse raggiungerà 300 presenze anche lui e gli verrà data la targa. Speriamo magari che non lo riceva, perché vada più su, l'unica speranza che si può avere è quella. E niente, no, volevamo vincere la partita perché anche i cambi che ha fatto il mister lo testimoniano. Volevamo vincere, siamo stati un po' bravi, un po' fortunati a raggiungere l'obiettivo. Un mister che è stato anche tuo compagno di gioco nel corso di queste 11 stagioni in biancoverde, quindi un rapporto consolidato. Lui è qua che ti guarda e si aspetta anche giustamente degli elogi e un po' di riconoscenza, sei d'accordo? Diciamo che il mister prima di tutto è un amico, e purtroppo per me l'ho dovuto anche sopportare giocandoci insieme, perché io ci ho giocato degli anni che andava veramente piano e chi giocava a suo fianco doveva correre anche per lui, perché bravo, sì, bello a vedersi esterno, non esterno, però andava piano. E poi da giocatore si è trasformato in allenatore e il nostro rapporto d'amicizia sta continuando e si sta solidificando sempre di più. Provando a tornare in serie, se tu dovessi riavvolgere il film di queste tue 11 stagioni in biancoverde, è ovvio che ci si augura sempre che il meglio no, debba venire, però se ti dovessi chiedere qual è stato il momento più bello, il momento più difficile che hai vissuto finora? Sinceramente a ricordare momenti difficili sì, si fa presto a dire la retrocessione, però la retrocessione è stato un anno secondo me importante per questa società, perché è stato un anno dove sono stati lanciati dei giovani importanti, dove il mister ha fatto la sua prima esperienza da allenatore, dove io personalmente ho fatto quel passo da ragazzo a uomo, perché mi sono dovuto, magari ero uno dei più vecchietti, avevo 25 anni, dove sono venuti fuori giocatori come Falleni, Pellegrini, Zoncu, che sono un po' lo zoccolo duro spagnoli ora della squadra, Sannino. E quindi faccio veramente fatica a trovare un anno negativo. Per quelli positivi ce ne sono tanti. L'anno scorso, come testimoniano queste coppe, è stato veramente un anno fantastico, perché l'obiettivo della società era vincere e ci siamo riusciti non solo nel campionato ma anche in coppa. Ricordo l'anno dei playoff, il primo anno d'eccellenza, e spero di ricordare anche in futuro anche questo, perché per ora i risultati stanno arrivando, speriamo di continuare così. Grazie, grazie mille capitano, grazie.